Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare l'Europa League. L'inizio della Champions è andato piuttosto bene, non so se hai visto il video, quello precedente a questo, il risultato esatto di Villarreal-Juventus è stato preso, non mi ricordo se avevo detto anche quello del Chelsea 2-0, però di sicuro avevo detto che, come era molto probabile, avrebbe vinto insomma anche il Chelsea. Mentre adesso abbiamo le due partite di oggi, che sono sempre analizzate nel video Champions, quello pubblicato prima di questo, e poi c'è da studiare domani le partite di Europa League. Andiamocele a vedere. Allora, Europa League, eccola qui. Ci abbiamo partite interessanti, perché l'Atalanta ha vinto 2-1 l'andata, ribaltandola in 4-4-8. La Lazio invece può ancora qualificarsi, perché comunque non è ancora totalmente spacciata. E poi c'è il big match, il Napoli contro il Barcellona. Se vi ricordate, nel turno precedente vi avevo suggerito insomma di dare un po' di fiducia al Napoli contro il Barça, e quindi oggi andiamo a vedere se può effettivamente qualificarsi. Poi ci stanno tutte queste altre sfide, qua si sono massacrati di gol all'andata, è probabile che ci sia più di un gol anche al ritorno. Qual era quella? Forse questa è finita 4-1 all'andata, come era finita? 4-2, non mi ricordo, vediamo se c'è qualcosa. Sì, 4-2 sorprendentemente per i Rangers in casa del Borussia Dortmund addirittura. Qui è tutto molto molto alto, no, non lo so se la ribalta il Dortmund, no, non so così convinto. Risultati esatti molto strani, 1-1, 2-0, 3-0, veramente ci potrebbe stare l'esito gol su questa probabilmente. Comunque andiamoci a studiare in maniera approfondita quelle che ci interessano. L'Atalanta viene dal 2-1 dell'andata, la quota è altina 2-10. Il problema in questo momento principale dell'Atalanta è che gli si sono rotti tutti gli attaccanti, perché si è rotto Zapata, si è rotto Muriel, hanno dato via Piccoli, hanno fatto appena in tempo andare via, ma a mandarlo via, e si sono rotti tutti. È tosta, perché comunque in Grecia il campo dell'Olympiakos è un campo che si fa sentire. All'andata veniamo dal 2-1 per noi, tra virgolette, per noi tifosi comunque italiani. L'allibramento è viola, l'allibramento è viola col rischio X2, non è un bellissimo segno. Secondo me l'Olympiakos credo che segnerà, bisogna capire se riesce a segnare anche l'Atalanta. A 1,70 è alto e si sta alzando l'over 2,5. Quindi da 1,86 a 1,89, è veramente tosta questa. Perché la statistica non è neanche di quelle che ti fanno spingere sull'esito. Il gol a 1,70, 53, no, non dice nulla. Multigol 1,3, 2,4, 56%. Forse immaginando il gol dell'Olympiakos, sperando nel gol dell'Atalanta, e un match che comunque parte dal 2-1 all'andata, potrei rischiare un multigol 2-4. Però veramente tosta questa, eh? Non pensavo così alta. Difficile anche questa della Lazio. Anche la Lazio non ho chiaro se avrà l'assenza o meno di Immobile, o se recupera oppure no. La Lazio però in casa ha qualche opportunità in più dell'Atalanta di ribaltarla, perché comunque il 2-1 di Porto non è in assoluto irribaltabile. Il problema è che probabilmente anche qui andiamo a vedere pochi gol, come
si spostava all'andata sull'under 3,5, o anche qui a 1,90, non ti dà un'indicazione per dire under, over, sono altissime a 1,75. Per esempio, il gol quando è a 1,75 non è una quota che favorisce il gol, cioè il gol arrivato a 1,80 è illeggibile e la statistica del 51% è illeggibile. Io, se la Lazio diciamo fosse al completo, o comunque se recuperasse Immobile, io proverei sulla 1x, ok, al 90esimo. 1x al 90esimo. Chi passa il turno è più complicato. Chi passa il turno è più complicato, però 1x al 90esimo. Napoli-Barcellona. Questo è il nostro big match. Non so perché i bookmaker vedano, anche se di pochissimo, perché 2,60 e 2,70 sono praticamente identiche come quote, però comunque è più bassa quella del Barcellona in questo momento. Ovviamente la partita c'è domani, quindi potremmo assistere a delle variazioni. I bookmakers vedono comunque un minimo favorito il Barcellona. Io continuo a spingere sul Napoli. Il Napoli, è vero, viene dal pareggio di Cagliari, ma il Cagliari in questo momento è una squadra a parte. Io tempo fa, sotto Natale, un po' prima di Natale, feci una battuta sul Cagliari che continuava a perdere. Io vediamo quanto ci metteranno a mandare via Mazzarri, e ricevetti una mail da un tifoso del Cagliari un po' risentito per quella mia battuta. Adesso bisogna dire esattamente l'opposto, cioè Mazzarri ha veramente rivoluzionato il Cagliari e lo sta portando alla salvezza in maniera eclatante. Ci sono dei giocatori che non avevano mai fatto la Serie A che stanno facendo adesso. Goldaniga, io l'ho preso al Fantacalcio, ma l'ho preso perché stava avendo delle medie voto incredibili. Io studio i numeri anche al Fantacalcio, la vivo quasi come il betting, la parte analitica. Goldaniga è uno dei difensori che ha la media voto più alta, non ha mai avuto questi rendimenti in Serie A. Ed è un complesso, non è l'unico, cioè ha rivitalizzato Pavoletti, ha rivitalizzato Pereiro, cioè il Cagliari adesso è proprio un'altra squadra, una squadra trasformata. Quindi il Napoli che va a Cagliari e pareggia, e fatica anche a pareggiare, ci può stare perché comunque tu lo sai che poi oggi c'era questo match col Barça. Io qui continuo, così come ho fatto per la Lazio, a spingere per il Napoli. 1x, passaggio del turno per me del Napoli. La voglio mettere così. Poi per il resto sapete che non amo troppissimo l'Europa League. Io il giovedì storicamente mi riposo al betting, non scommetto, a volte neanche proprio guardo. L'Europa League... Così l'Europa Conference League, avevo detto nel video precedente come mai non c'era la Roma, scoperto l'arcano, la Roma sta al turno successivo. Quindi per il momento non mi interessa proprio neanche sapere della Conference League, anche se sono onesto, già non la seguivo neanche quando c'era i gironi a Roma. Cioè il calcio, seguirlo tanto per seguirlo, non lo seguo. O lo seguo perché scommetto, o lo seguo perché gioco al fantacalcio. Quindi, siccome le scommesse generano anche uno stato emotivo di ansia, apprensione, agitazione, no? Se cresce troppo il budget che vai ad utilizzare, se sai che ti seguono tante persone, subentra l'ansia. Io solitamente mi prendo 2 giorni a settimana in cui stacco la spina. Uno è il giovedì fisso, perché poi arriva il weekend, e l'altro, quando non ci sono match particolarmente interessanti, è il lunedì. È una strategia che consiglio di fare a tutti quelli che scommettono in maniera assidua. È ovvio che se uno si fa
3-4 scommesse a settimana, è implicito che ci sono dei giorni in cui non scommette, quindi non c'è bisogno di avere il giorno della pausa. Però se uno scommette tutti i giorni e con il budget utilizza anche budget medio alti o anche semplicemente medi, ma in generale anche bassi, cioè anche un budget basso tutti i giorni con l'ansia di aver studiato bene se la prendo, se non la prendo, è deleterio. Quindi io l'Europa League, a meno che proprio non si entra nella fase finale, quarti di finale, semifinale e finale, non la utilizzo. Questo lo dico per correttezza verso chi vede il video. Però i video li ho sempre fatti e spero che vi siano utili, come è stato utile quello sulla Champions League per il Napoli. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.